Buongiorno, questa è Frenhouse e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno, venerdì 7 maggio 2021. Oggi, dopo aver visto il problema, posto il problema due giorni fa, 15.16, aver visto ieri lo sviluppo dell'assemblea, 7.21, oggi finalmente il testo di Atti ci porta alle conclusioni di questa assemblea di Gerusalemme. Vedete, il riferimento apostolico è il riferimento anche al mettere davanti ai delegati del Signore la questione e poi rimettere anche a loro. E qui noi avremo la decisione finale. Vediamola insieme. Il testo continua così dunque in Atti 15, 22, 31. In quei giorni agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa parve bene scegliere alcuni di loro ed inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, Sila, uomini di grande autorità fra i fratelli. Insomma, bisogna comunicare alla Chiesa di Antiochia la decisione assunta. E inviarono tramite loro anche questo scritto. Gli apostoli, quindi un'autorità significata lo scritto. Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli e i fratelli di Antiochia, di Sila e di Cilicia, che provengono dai pagani. Salute. Trattano finalmente come fratelli coloro che erano trattati fino a poco tempo fa come cani. Abbiamo saputo che alcuni di voi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Paolo e Barnaba. Continua questa lettera dicendo che farete cosa buona stare lontani da queste cose, quelle che avevamo visto anche ieri, quindi il sangue, le unioni legittime, gli idoli, eccetera, eccetera, ma per tutto il resto siete nella via del Signore. E sentite, quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento. Si erano dedicati per tanto tempo al Signore, non potevano aver creduto in vano. C'era stato un momento di grande difficoltà, anche di grande turbamento, ma in questo caso gli apostoli li hanno rassicurati. Tutto quello che avete fatto nel vostro cuore l'avete fatto per il Signore e non dovete preoccuparvi per tutto questo. Sarebbe un grande insegnamento, bisognerebbe sempre salvare la nostra intenzione, non aver paura ovviamente anche delle contraddizioni della vita, ma salvare la nostra intenzione, il nostro lavorare per Lui, non soltanto lavorare per le nostre idee. È un bellissimo insegnamento che dobbiamo tenere con attenzione. Il Salmo che ci viene proposto è il Salmo 56-57, che dice: saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore, voglio cantare, voglio inneggiare, svegliati mio cuore, svegliatevi arpa, eccetera, voglio svegliare l'aurora. È veramente il canto di colui che sente nel cuore il bisogno della lode e il bisogno di ringraziare Dio per tutto il percorso che ha fatto e che il Signore gli ha fatto fare. Il testo del Vangelo che leggiamo oggi, in perfetta continuità con ieri, conclude questo passaggio della vite dei tralci. Abbiamo visto ieri gli sviluppi e oggi il comandamento nuovo, come si rimane nella vite. Un testo meraviglioso, ci fermiamo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Stiamo leggendo con una certa attenzione e continuità questo capitolo quindicesimo. Abbiamo letto prima la similitudine della vite dei tralci, poi il rimanere nel suo amore avendo la sua gioia. Oggi abbiamo la seconda formulazione del testo del mio, questo è il mio comandamento. Vi offrirò alcune riflessioni su questo. Avevamo già avuto 13, 34, 35 questa formulazione, ma qui è veramente particolare. La leggiamo nei versetti 12, 17. Vorrei partire però dal fondo, perché è nel fondo, secondo me, che si capisce bene il movimento che invece poi precede. Al versetto 17, infatti, dice: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Perdonatemi, ma io penso che potremmo tradurre in un modo diverso questo testo. Questo vi comando affinché vi amiate gli uni gli altri. E questo gli uni gli altri, allelos in greco, può essere anche tradotto tranquillamente reciprocamente. Gli uni verso gli altri è una traduzione corretta, però sta a indicare la dimensione relazionale molto forte. Affinché vi amiate gli uni gli altri. Perché dico che questo è un criterio fondamentale? Perché Gesù dice che la vera esperienza dell'amore potrà passare soltanto come un dono ricevuto e poi passato. Ed ecco che cosa dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Cioè, questo è il comandamento che dice che siete miei, che avete ricevuto il mio spirito, che credete in me. E aggiunge: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ora, mi permetto onestamente di dire che con questa traduzione non sono assolutamente d'accordo, perché la svuota del suo movimento. Nessuno ha un amore, c'è un impersonale tra l'altro, cioè nessuno ha un amore più grande di questo, mettere a disposizione la propria vita, deporre la propria vita per gli amici. Gesù non sta dicendo che il vero amore è quello di morire per qualcun altro, ma qui c'è un tempo preciso in greco che sta a indicare precisamente il deporre la propria vita a favore degli altri, il versare la propria vita per gli altri, prima ancora l'amore di essere un'azione dove si manifesta un dono, è una scelta. Ecco perché prima dice: questo è il mio comandamento, se siete dei miei dovete ragionare così, dovete cioè affrontare la vita come un dono ricevuto e come un dono da dare. E si capisce meglio allora tutto il resto. Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. Sembrerebbe un giochino da parte del Signore, dice: allora se fa come ti dico io, bene, se no. E non è questa la logica del testo, assolutamente. Voi siete miei amici se avete il mio spirito. Vedi sopra, se vivete del mio comandamento, se siete inseriti nella vita. E quindi se praticate l'amore fraterno. Altrimenti non siete dei miei. E dice: non vi chiamo più servo, perché il servo non sa quello che fa il padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. La piena partecipazione. E poi risponde anche a una domanda implicita: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti. Sono io che vi metto in grado di vivere così, ovviamente, perché portiate frutto. E conclude: questo vi comando, affinché vi amiate gli uni gli altri. Questa è la via che io vi indico, perché veramente facciate l'esperienza dell'amore, di quello vero. Io sono la porta. Chiunque sale da un'altra parte, dice in 19, è ladro e brigante. L'amore vero ha questo connotato di dono ricevuto, di dono dato e affidato.
Ecco perché sono così importanti questi versetti ed ecco anche perché sono una cifra, una distinzione così netta poi nei discepoli. Lo vedremo ben dopo quello che Gesù spiegherà, ma adesso questi sono il cuore della relazione, dell'innesto dei tralci nella vite e del frutto che portano attraverso la purificazione, l'azione purificatrice della parola, ma anche con la presenza della sua gioia come dono ricevuto, attuale. Un bel percorso di vita, direi. È un bel percorso che, come discepoli del Signore, ci aspetta tutti quanti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento. A domani!